E mentre la banda di Confienza prende posto per l'ultimo pezzo, abbiamo visto sfilare all'interno del campo i gruppi che daranno vita alla rievocazione 19esima del 2013. Sono... Grazie. Il carosello storico tra i leoni di Somma Lombardo, che riproduce il 13° reggimento fanteria di linea Brigata Pinerolo. Poi il gruppo storico 24 giugno 1859, che rappresenta il 17° reggimento infanteria di linea della Brigata Acqui. Il gruppo storico militaria di Torino, che rappresenta l'ottavo bersaglieri. Il gruppo storico generale Clerc di Magenta, che rappresenta gli zuavi della guardia. Le Arquebusiers dell'Est, che sfilano davanti adesso al palco delle utilità, sono i nostri amici francesi, che rappresentano il terzo zuavi. Lancieri d'Aosta. Abbiamo poi in linea il 100° reggimento di linea francese, che vengono da Mantova, la società lombardo-veneta di tir d'avancarica, che rappresenta il 45° Kaiserliche und Königliche Arciduca Sigismondo di Milano, il gruppo storico-culturale del 50° Kaiserliche Königliche Imperial Regio Freier Spleni di Zelo Bonpersico, Lodi, il battaglione estense di San Posidonio, Modena, e il gruppo storico Il Ponte di Ponte Nuovo, che rappresenta i popolani di Magenta di quella giornata, nei pressi di Robecchetto, e degli e delle truppe francesi, la fanteria dei tiratori algerini, dei tirailleurs algerien, che erano truppe di reclutamento indigeno. E qui ci fu il grande sconvolgimento da parte di questi cavalleggeri, di questi ulani, che venivano dalle pianure del centro Europa e che sicuramente non avevano mai visto in vita loro una persona di colore. Ci fu questo contatto. Ci fu questo contatto fra le avanguardie di Magmaum e queste postazioni degli austro-ungarici. Immaginate quale fu lo sgomento per questi combattenti ungheresi nel vedersi arrivare addosso, armati di coltellaccio, delle persone di colore che non sapevano neanche cosa fossero. Tant'è vero che anche i nostri magentini, anche i nostri cittadini delle campagne, non avendone mai vista una, raccontano e hanno raccontato le tradizioni dei vecchi, che dicevano che fossero arrivati i diavoli. Questo è stato il primo contatto alla sera del 3 giugno. Dopo la battaglia, la guerra del 59 è cominciata a seguito della grande idea che aveva avuto Cavour, che era quella di stringere un patto con Napoleone III, dopo che aveva fatto partecipare un gruppo di bersaglieri alla guerra di Crimea, proprio perché il Piemonte potesse sedersi al momento della pace al tavolo dei grandi. Napoleone III aveva voluto comandarli personalmente, relegando Vittorio Emanuele II a un ruolo ovviamente di secondo ordine. Montebello però favorì un'altra situazione strategica, un'altra invenzione di Napoleone III. Io ricordo sempre un po' come lo sbarco in Normandia, dove i tedeschi aspettavano lo sbarco degli alleati in un punto, e si è verificato tutt'altra parte. Perché? Cosa è successo? Gli austriaci pensavano che l'esercito alleato invadesse il Lombardo-Veneto da sud, attraversando il Po nelle zone di Pavia, e gli alleati mantennero dei reparti che continuavano dei movimenti sulla sponda piemontese, simulando la preparazione all'attraversamento del Ticino, cosa che invece non avvenne, ma facendo così tennero impegnate un gran numero di truppe austriache verso quella zona. In questo caso invece pensarono di ingannarli in quel modo, ma di trasportare
il grosso delle truppe per la prima volta, utilizzando la ferrovia, e questa è stata proprio la battaglia, le battaglie dell'859 segnarono l'utilizzo della ferrovia proprio per questi spostamenti di truppe, e da Alessandria le spostarono verso Novara. Tra Montebello e Magenta ci fu la battaglia di Palestro e di tutti i luoghi accanto a Palestro, Robbio, Meggio, Vinzaglio. E Palestro invece fu la battaglia dei bersaglieri, tant'è vero che domenica scorsa il comune di Palestro ha festeggiato il 30° anniversario del gemellaggio con il 6° reggimento bersaglieri Palestro, che ora è a distanza a Trapani. A Palestro ci furono anche gli zuavi, che nominarono caporale d'onore del loro reparto Re Vittorio Emanuele II, che era entrato nel pieno della mischia per sollecitare i piemontesi, i bersaglieri a sfruttare una situazione che si era messa abbastanza in difficoltà. Comunque anche Palestro fu una vittoria alleata che permise agli eserciti alleati di poter pensare seriamente all'invasione della Lombardia, e fece sì che l'esercito austro-ungarico stabilisse una linea di difesa. Ma la linea di difesa più importante dove si stabiliscono? Dove ci sono delle difese naturali. E quale difesa naturale più importante poteva essere il Ticino? Ticino che segnava il confine del Lombardo-Veneto, a Ponte Nuovo, dove c'erano gli edifici della fabbrica dei fiammiferi, la Saffa, e quella sono gli edifici della dogana austriaca di Novara. Mentre sulla salita di San Martino, dopo il ponte sul Ticino, l'edificio che vedete salendo sulla destra con i portici, quella era la dogana piemontese. Per cui gli imperial regi si ritirarono oltre il Naviglio, oltre il Ticino e oltre il Naviglio, stabilirono la linea di difesa ovviamente lungo il Naviglio Grande, e considerato che comunque avevano avuto la notizia dell'attraversamento del Ticino da parte di MacMahon, predisposero delle difese, anche delle difese distruttive, nel senso che innanzitutto voglio farvi vedere che questi gruppi non è che scendano in piazza per sparare così a casaccio, ciascuno si muove secondo i regolamenti di allora. Voi li vedete attaccare o difendere esattamente come i regolamenti militari di allora prevedevano per ciascun gruppo, e ciascun gruppo poi comanda i propri uomini dando gli ordini rigorosamente nella lingua del reparto che rappresentano. Vi dicevo che la linea di difesa fu stabilita, ma fu anche una difesa con una distruzione. Si pensò di distruggere il ponte del Ticino, facendo sì che divenisse un po' improbabile gettare un ponte d'arche in tempo sufficiente per arrivare a dare una mano a MacMahon, che era già su questa sponda. Ma invece di utilizzare dei genieri austriaci, l'esercito incaricò una ditta di Lecco, la ditta Badoni di Lecco, che esiste tuttora, di andare a minare il ponte. Probabilmente l'ingegnere Rougier, forse animato da spirito patriottico, andò a minare le prime arcate sulla sponda lombarda, ma le minò in modo tale che non crollassero definitivamente, ma si chiudessero su se stesse. In questo modo cosa succedeva? C'era comunque garantita, gettando delle assi, il passaggio delle truppe. Ma quando gli austriaci si accorsero di quello, erano già ritirati dietro il Naviglio Grande a Ponte Nuovo, per cui col cannocchiale vedevano che il ponte non era per niente saltato, anzi si presentava una grave debolezza questa. Ma ne approfittò subito Napoleone III, che cominciò a far passare le truppe sul ponte, ma nello stesso tempo gettò a monte del ponte del Ticino, ponte che aveva fatto Napoleone I, un ponte di barche.
La situazione qual era? La situazione era questa. L'ordine di Napoleone III era quello dato a MacMahon di attaccare da Casate verso Boffalora e poi verso Magenta. Ma MacMahon, dopo aver sparato i primi colpi di cannone che trassero anche abbastanza in inganno l'imperatore, fermò la sua avanzata per cui MacMahon aveva fermato la sua avanzata per andare a cercare sul suo lato sinistro verso Inveruno Cugiono, dove erano finite le colonne del generale Camus e di Espinasse, ma così facendo aveva interrotto il suo attacco verso Casate, verso Boffalora. Napoleone aveva già mandato le sue truppe e l'idea era quella di mandare una colonna attraversare il ponte di Boffalora, una il ponte di Ponte Nuovo e l'altra Ponte Vecchio. Ma giunti a Boffalora e Ponte Vecchio gli austriaci fecero saltare il ponte, per cui non era più possibile arrivare dall'altra parte, perché gettare delle passerelle sotto il fuoco nemico diventava una cosa quantomeno pericolosa. Fortunatamente, così come non aveva ceduto il ponte sul Ticino, il ponte sul Naviglio Grande a Ponte Nuovo, la miccia non fu innescata, si spense, la carica non partì, non si sa. Fatto sta che il ponte non fu distrutto. Allora sarebbero stati guai serissimi, perché il Naviglio a Ponte Nuovo, voi sapete, corre 15-16 metri sotto il livello stradale, sarebbe stato impossibile da sotto risalire. E probabilmente la situazione di MacMahon sarebbe stata disperata, sarebbe probabilmente stato fatto prigioniere con tutto il secondo corpo d'armata. Fortunatamente il ponte non cedette. Attenzione fotografi, per favore state molto attenti, anche dietro di voi, non uscite dagli spazi. Il problema si rendeva veramente difficile, perché MacMahon non c'era più a pressare da nord. Due ponti erano saltati. Il terzo ponte, che è quello di Ponte Nuovo, non era saltato, ma era pressoché imprendibile, perché Ponte Nuovo è su in alto e arrivare dalla valle del Naviglio voleva dire farsi sparare in testa. Anzi, la situazione si fece molto tragica, tant'è vero che da quel momento cominciarono i telegrammi degli austriaci verso Verona e verso, in cui si diceva a Vienna: guardate che la battaglia di Magenta praticamente è vinta, la grande vittoria degli imperial regio esercito. Ma non fu così, nonostante i piemontesi chiedessero all'imperatore di mandare rinforzi, e questo rispondeva che non aveva più nessuno se non i suoi della guardia imperiale. A un bel momento, con il grande impeto, arrivarono per la ottava volta, perché il ponte di Ponte Nuovo fu conquistato e perso 7 volte. Ma quando riuscirono a passarlo? Quando MacMahon, che aveva ritrovato le sue colonne alla sinistra, ritornò dalle parti di Casate per continuare l'attacco verso Boffalora. Fatto questo, sentendosi pressati sull'ala destra, gli austriaci si ritirarono all'interno di Magenta, stabilendo delle linee di difesa, una dopo essere indietreggiati anche da Ponte Vecchio a seguito del passaggio degli alleati sul Ponte Nuovo. La stabilirono dove c'è il cimitero. Un altro punto di difesa fu stabilito nella vecchia chiesa parrocchiale di San Martino, che sorgeva dove adesso c'è la piazza Kennedy, in fondo alla mia destra. Un'altra linea di difesa fu creata lungo la massicciata della ferrovia, il posizionamento di artiglieria austriaca. E un punto di difesa che è rimasto intatto fino a noi è Casa Giacobbe, che era la prima casa verso nord, verso Marcallo. Una volta passati
sulla parte lombarda fu abbastanza facile fare questa manovra a tenaglia da parte degli alleati. Ma questo fu anche un grave errore invece del maresciallo Giulai, che non aveva letto bene la situazione e aveva mantenuto immobili un grosso delle truppe che si trovava, ecco come, guardate come attacca la cavalleria e come invece si dispongono gli austriaci. Questa è una posizione a riccio, perché in questo modo con le baionette tengono lontani i cavalieri. Ecco, questa è l'organizzazione, come mostrare didatticamente cosa succedeva. Questa era la difesa dalla cavalleria. Vi dicevo che Giulai non ha mosso assolutamente le truppe da sud. Ed è stato veramente una sciocchezza incredibile sotto un punto di vista strategico, perché in quel momento, quando Ponte Nuovo era in bilico, avrebbe potuto farla intervenire e la battaglia terminava lì. Ebbe un'altra stupidaggine Giulai. Il giorno dopo la battaglia di Magenta continuò a tenere ferme le truppe che erano a sud, e per questa ragione, che a fronte di un contrattacco avrebbe sicuramente potuto forse vincere verso gli alleati. Primo, perché la superiorità numerica non indifferente. Secondo, perché gli alleati venivano, ecco, dopo le salve gli scontri avvenivano poi corpo a corpo, baionetta e coltelli. E dicevo che gli alleati arrivavano dopo una marcia incredibile, che da metà giugno tutti a piedi si erano fatti Montebello, Poresto, Novara, Trecate e Magenta, per cui erano anche stanchi. Gli austriaci si erano praticamente mossi da qui. Giulai non fece intervenire e Francesco Giuseppe lo rilevò dall'incarico, assumendo direttamente la carica di comandante in capo delle truppe imperiali regie del Lombardo-Veneto. I combattimenti, il più bravo dei soldati, il più bravo dei soldati sparava 4 colpi al minuto, non si riusciva a caricare molto di più. E poi c'era l'assalto alla baionetta, che provocava delle gravissime ferite e che provocava la morte con estreme emorragie. Un'altra arma importante per i francesi fu l'utilizzo del cannone con la canna rigata. Questo è un segreto francese. La canna rigata, che adesso in qualsiasi arma da fuoco permette al proiettile sia di pistola di assumere una velocità. Ecco il riccio che si riforma, vedete, a difesa della bandiera. Comincia la cavalleria e simula l'attacco. Vi dicevo che la canna rigata permette l'uscita del proiettile, che con una rotazione velocissima diventa molto più preciso. Ecco, guardate, questo è ciò che avveniva veramente sul campo di battaglia. Dalle cronache di corrispondenti dell'epoca si parla di un cannone degli zuavi, che aveva attorno una ventina di zuavi morti che avevano difeso il loro cannone fino allo stremo. Il combattimento era molto cruento. E vi dicevo che l'utilizzo di armi, non solo, gli austriaci usavano anche dei razzi incendiari, poco più dei fuochi artificiali, diciamo. E avevano incendiato molti tetti delle case di Magenta. I magentini allora si erano rifugiati nelle cantine e da lì aspettavano che tutto finisse, anche perché sicuramente non avevano capito bene che cosa succedeva. Erano stati spogliati di tutti i loro averi dalle truppe di occupazione che erano
di origini i più cattivi dalle 5 giornate in poi di Milano erano le truppe occupazioni arruolate.